Finora abbiamo parlato soltanto del moto subsonico, immaginando che la sorgente non potesse né raggiungere né superare il muro del suono, la velocità del suono. Vediamo adesso brevemente quello che succede quando la sorgente supera la velocità del suono. Qui abbiamo un treno subsonico e crea dei fronti d'onda molto ravvicinati davanti a sé, li infittisce nello spazio avanti a sé. Un aereo fa la stessa cosa finché viaggia a una velocità inferiore a quella del suono. Vediamo che infatti crea dei fronti d'onda ravvicinati, però ancora non va veloce come i fronti d'onda che crea. Se però accelera fino a superare la velocità del suono, allora i fronti d'onda rimangono dietro all'aereo, perché l'aereo va più veloce dei fronti d'onda che genera. Rivediamo la sequenza. I fronti d'onda assumono una forma, un profilo, un inviluppo conico, che vediamo anche qua in quest'altra animazione. Un inviluppo conico e l'aereo viaggia più veloce dei fronti d'onda. Vediamo anche che l'allevatore viene investito dalle onde sonore soltanto dopo che l'aereo è passato. Qui ancora non sente niente e qua adesso sente il rumore. Qua vediamo la stessa cosa con l'aereo che arriva, e però le onde sonore arrivano a terra soltanto dopo che l'aereo è passato, arrivano qua.